Deus, in adiutorium meum intende. Domine, ad adiuvandum me testina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Primo mistero. Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse all'angelo, com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, avveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Secondo mistero. Gesù è consacrato Messia al Giordano dallo Spirito Santo. Quando tutto il popolo fu battezzato, e mentre Gesù è ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo. Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi essi il fuoco del tuo amore. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Terzo mistero. Gesù muore in croce per togliere il peccato e dona lo Spirito Santo. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai conclusa, disse per adempiere la scrittura, o sete, vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta d'aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse, tutto è compiuto.
e chinato il capo, spirò. Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria a Patri et Figlio et Spirito Santo, sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Quarto mistero: Gesù dona agli Apostoli lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. La sera di quello stesso giorno venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e postato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria a Patri et Figlio et Spirito Santo, sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Quinto mistero: il Padre e Gesù a Pentecoste e fondono lo Spirito Santo. La Chiesa, costituita in potenza, si apre alla missione nel mondo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte i gagliardi, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano, e si posavano su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito Santo dava loro il potere d'esprimersi. Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sit erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sesto mistero. Lo Spirito Santo scende per la prima volta sui panali. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso, e i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: forse ti si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut ad nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nostra inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sit erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Settimo mistero. Lo Spirito Santo guida la Chiesa di tutti i tempi, dandole i suoi doni e i suoi carismi. Allo stesso modo, anche lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti, secondo i disegni di Dio. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut ad nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, eterno Divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre, e gloria e onore al suo adorabilissimo cuore, che ci ama di infinito amore.